Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. La vittoria è andata, come avete visto, alla squadra di Mister De Angelis, che è qui con noi, per 2-0. È stata una partita dura, direi, dove avete messo alla fine quella determinazione perché volevate il risultato a tutti i costi. È stata enormemente dura, perché comunque abbiamo incontrato una squadra che in casa non ha mai perso, che sta onorando il campionato alla grande, perché comunque sia ancora una piccola speranza per fare playoff. Quindi doppiamente dura, perché non ci scordiamo che mercoledì abbiamo avuto una grande partita a livello di intensità contro il Giarre, che ci ha tolto molte energie, molti infortunati. Oggi purtroppo abbiamo fatto a meno di Lo Martire, che è un pezzo grosso nostro per quanto riguarda gli under. Hanno giocato sia Romero che Catania in non perfette condizioni fisiche, infatti Catania ha dovuto togliere. Quindi abbiamo dei piccoli problemi che cercheremo di risolvere da oggi a mercoledì, perché a mercoledì ci aspetta un'altra battaglia. Però oggi era importante vincere, l'abbiamo ottenuto soffrendo molto, ma questa squadra è abituata a soffrire, quindi nei momenti di difficoltà tira sempre fuori gli attributi. Io dico che nel primo tempo è stata più una partita che avete giocato di fioretto, no? Poche finalizzazioni, è vero. Forse il secondo tempo nello spogliatoio ti sei fatto sentire, nel senso che bisognava tirare in porta, cioè mancava il tiro, ma i tuoi spesso hanno questo fraseggio anche in piena area di rigore, è vero? No, concordo, è una pecca che abbiamo noi, che cerchiamo sempre di arrivare in porta tipo meta, e invece dovremmo finalizzare, anche perché abbiamo dei buoni tiratori. Però diciamo che in primo tempo si sono chiusi anche abbastanza bene i nostri avversari, con un 3-4-3 che era sì molto offensivo, ma molto bene ci attaccavano nella nostra costruzione di gioco, cosa che per noi è importante. Però come hai detto te, ripeto, in secondo tempo magari siamo entrati con un altro piglio e il risultato si è visto. Che c'è, rabbia? Un po' sì, un po' di rammarico soprattutto, perché penso che abbiamo avuto due o tre occasioni buone, calcolando i rigori, un fuorigioco dubbissimo su Milone, dove eravamo tre persone in aria, perché è partito da dietro 5 metri, due episodi di rigore nettissimi, penso che avete anche analizzato lì su, perché io c'ho anche le immagini. C'ho anche le immagini. Guarda, su uno ti posso dire... Dentro, completamente dentro, sì, questo qui. Quindi questo mi lascia sicuramente un po' d'amaro in bocca. I ragazzi non dico niente, perché se non bravi, perché hanno sofferto, però hanno giocato da squadra e hanno giocato in maniera quadrata. Secondo me è una sconfitta immeritata. Merito a San Luca e complimenti a loro. Sì, diciamo che loro hanno quel qualcosa in più che hai sempre detto tu, che chiaramente è una rosa che non ti permette di avere due centravanti. Ruoli, sì, in determinati ruoli sì, però vabbè, quelli che ho a disposizione metto, perché sono tutti validi. Però niente, c'è un po' di rammarico, c'è un po' di rabbia ancora in corpo, però è normale. Ed è così.